Nel tempo di Pasqua i brani di Vangelo che la liturgia ci propone non seguono la scelta dell'anno e quindi non leggiamo propriamente brani di Matteo, ma secondo un'antica tradizione ci vengono proposti episodi della risurrezione di Cristo e soprattutto brani del Vangelo secondo Giovanni. In questa terza domenica di Pasqua ci è proposto dal Vangelo di Luca l'episodio famoso dei discepoli di Emmaus. Due discepoli abbandonano Gerusalemme il giorno stesso di Pasqua. Hanno sentito la notizia che il sepolcro è vuoto, ma non hanno prestato fede. Delusi e amareggiati tornano a casa. È un riflusso nel privato. Tentano di chiudersi di nuovo nella loro storia, delusi e amareggiati, perché quello che speravano non si è realizzato. Il Cristo risorto cammina con loro e cammina parlando, spiegando le scritture. È una specie di rappresentazione della celebrazione eucaristica. I due si incontrano con il Signore senza accorgersi che è Lui e lo ascoltano. Nella liturgia della parola ascoltano i profeti, ascoltano la spiegazione dei profeti, tutto quello che riguarda il Messia. Gesù inizia chiamandoli stolti e tardi di cuore, testoni. Lenti a capire, poco disposti a credere, la Sua parola accende i loro cuori, crea nuovo entusiasmo, e quando lo invitano a fermarsi con loro, allo spezzare del pane si aprono i loro occhi e lo riconoscono. Lo spezzare del pane è il nome. Dell'antica liturgia eucaristica. È il gesto che compie Gesù e che continuiamo a ripetere nella celebrazione eucaristica. È il momento della condivisione che, dall'unico pane, permette ai molti di prenderne parte. Si aprono gli occhi, come era detto di Adamo ed Eva, dopo che mangiarono dell'albero che il Signore aveva detto di non mangiare. Si aprirono gli occhi e si accorsero di essere nudi. Adesso, di fronte al gesto eucaristico di Gesù, i discepoli si accorgono che i propri occhi si aprono, ma non scoprono la nudità, ma la bellezza della presenza del Signore. E l'entusiasmo che aveva acceso nel cuore dà loro la forza di ripartire. Era sera ormai, erano stanchi, erano arrivati a casa, potevano fermarsi, invece tornano indietro. E se da Gerusalemme a Gerico a Emmaus la strada è in discesa, al ritorno è in salita. Ed è notte e sono stanchi. Eppure in quella stessa ora riprendono la strada e corrono per annunciare ai discepoli: Abbiamo visto il Signore, lo abbiamo riconosciuto allo spezzare il pane. Contemporaneamente era apparso anche nel cenacolo e i discepoli stessi a Gerusalemme avevano incontrato il Signore. Le testimonianze si uniscono e si accrescono e diventano vita. Nella prima lettura sempre dagli atti degli apostoli, come avviene ogni anno nel tempo di Pasqua, ci è proposto il discorso programmatico di Pietro, tenuto il giorno di Pentecoste, quando esce allo scoperto e inizia ad annunciare l'evento fondamentale, il Cristo è risorto. E lo fa attraverso... Un salmo che poi ci è proposto come salmo responsoriale, il Salmo 15, una splendida preghiera di fiducia in cui l'Orante si presenta come il Cassid, il tuo santo, il tuo fedele, il tuo devoto. È sicuro che il Signore non lo abbandonerà nello Sheol nel mondo dei morti. Non lascerà che il suo Hassid, il suo amato, veda la corruzione. Questo antico orante è sicuro che il Signore gli mostrerà la strada che porta fuori dal mondo dei morti. Nello Sheol, negli inferi, dove vanno tutti i morti, ci deve essere una strada. Che porta fuori. E io, dice l'antico orante, sono sicuro che il Signore mi mostrerà questa strada e mi porterà fuori dal mondo dei morti. Mi porterà alla sua presenza dove c'è gioia senza fine. Mi condurrà alla sua destra dove c'è una dolcezza piena. Bene, Pietro adopera proprio questo salmo attribuito a Davide come argomento della risurrezione. Dice, Davide non parlava di sé stesso, ma parlava dell'erede del futuro figlio di Davide, del Messia. Infatti Davide è morto ed è stato sepolto e la sua tomba è ancora in mezzo a noi. Ancora oggi... La tomba, o meglio il cenotafio di Davide a Gerusalemme si trova proprio vicino alla costruzione riconosciuta come il cenacolo. È una sinagoga intorno alla tomba di Davide. Quindi è possibile che l'apostolo, proprio lì, su quella piazzetta davanti al cenacolo, possa indicare a pochi metri il luogo dove si riconosce la tomba di Davide. È ancora lì la tomba di Davide. Ma era profeta e previde la risurrezione di Gesù e ne parlò. È lui, è il Messia Gesù che non è stato abbandonato nello Sheol e non ha visto la corruzione. La tomba l'ha vista, ma non la corruzione che comincia il quarto giorno, perché è risorto entro tre giorni. Il terzo giorno al mattino presto era già risorto. E l'Apostolo... Sulla base delle scritture annuncia la bella notizia, il cherigma della risurrezione di Gesù, salvatore di tutti gli uomini. La prima lettera di Pietro, antologia di Omelie Pasquali, ci offre un'altra meditazione come seconda lettura. Sapete che non siete stati riscattati. Con cose effimere. Non siete stati pagati oro o argento, ma siete costati sangue. È il sangue prezioso di Cristo che vi ha liberato. Prezioso perché è il prezzo, è il prezzo del riscatto. Siete stati liberati da una vuota condotta ereditata dai padri, dalla tradizione di Adamo. Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, è colui che col suo sangue ha redento voi e vi ha permesso di diventare sua parte di eredità, di prendere parte alla sua stessa vita, di essere liberati e rigenerati in lui. Rendiamo grazie al Signore che non solo ha vissuto questo amore fino in fondo, ma continua a farci capire camminando con noi, accendendo i nostri cuori e risvegliando il nostro entusiasmo.